Project non c'è più. E per noi è una grande vittoria, siamo solo dei genitori, ci siamo costituiti a novembre, il centro unico doveva iniziare ad essere costruito a gennaio e ad oggi non esiste più, quindi insomma noi siamo contenti, abbiamo vinto una battaglia, la guerra ancora è chiaro, è aperta, dobbiamo andare avanti e non ci fermeremo perché noi vogliamo le 12 cucine interne alle scuole di Arezzo. La tanto discussa supermensa per il momento non si farà, almeno per i prossimi 3 anni. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di accantonare il project financing relativo al centro unico di cottura. Una svolta che è arrivata nel giorno del sit-in e della discussione della proposta di delibera di iniziativa popolare promossa dal comitato Giù le mani dalle mense, che nei mesi scorsi aveva raccolto oltre 3.000 firme e con la quale di fatto si chiede lo stop della procedura del project financing relativa alla supermensa e invece il mantenimento delle cucine già esistenti interne alle scuole. Usciamo con la consapevolezza di essere riuscite a cambiare almeno in parte il corso della riforma che riguarda il sistema di refezione scolastica. Il tavolo di lavoro permanente sulle mense è avviato e noi siamo presenti e il project financing come strumento per ottenere la ristrutturazione del sistema non verrà utilizzato, quindi noi pensiamo che questi due punti siano ascrivibili semplicemente al lavoro del comitato. La petizione è stata bocciata con i voti della maggioranza, ma al momento resta aperto il confronto ed il tavolo tecnico. L'amministrazione comunale ha comunque le idee ben chiare sul da farsi alla fine dei 3 anni, ma a questo punto attraverso risorse proprie tramite un finanziamento ad hoc. Il modello è quello di strutturare il servizio della refezione scolastica su 4 cucine ed è quello di costruire in ogni scuola della città di Arezzo, quindi in 58 scuole, punti di educazione e sicurezza alimentare. Quindi combiniamo un modello centralizzato per la produzione, seppure diffuso, e un modello profondamente diffuso per la educazione. Io ricordo che in questa città già oggi ci sono 58 scuole e 12 cucine. Passiamo da 58 scuole con 0 aule di formazione a 58 scuole con 4 cucine, superando nel tempo con calma 9 cucine che non sono adeguabili in maniera efficace ed efficiente nella prospettiva futura e 58 punti di educazione e formazione alimentare.